Nice to meet you. I'm Matilde, and I'm working Mona Lisa as product development coordinator. Mona Lisa apre le sue porte agli studenti di tutta Europa grazie al progetto Make Sense, che è l'acronimo che vuol dire appunto Make Social Enterprises in School Education. L'obiettivo del progetto è quello di scambiare le buone pratiche con gli altri paesi europei nell'ottica della formazione all'attività di impresa e alla responsabilità sociale. Un progetto europeo che è giunto ora al suo terzo anno, dove la Fondazione Mona Lisa è capofila di un partenariato a livello appunto europeo assieme all'Irlanda, alla Slovenia e alla Romania. Per la Fondazione Mona Lisa l'obiettivo di stimolo all'imprenditorialità giovanile etica è uno dei punti chiave della mission. Infatti risale a 4 anni fa il progetto Arezzo Ethic Academy, che ora quindi va a trovare un contesto più internazionale, dove appunto i nostri ragazzi italiani, specificatamente gli studenti del liceo Colonna e del liceo Redi, hanno modo di confrontare le loro idee di start-up imprenditoriali con gli studenti degli altri paesi. I want to express to you our production process, so I show to you all parts that our work. Un grande piacere di vedere la reale Europa presente a Arezzo, la sento, la vivo ancora di più di quando portavo il passaporto che c'era la CE e non era ancora la EU, l'Europa Unita. Io sento veramente che nei loro lavori proprio che c'è affinità di concetti. E vedere che una startup a migliaia di chilometri è similare a quella fatta a Arezzo mi gratifica moltissimo, mi dà grande soddisfazione. Noi siamo venuti dalla Slovenia, i 12 ragazzi con i quali siamo venute, 2 professoresse, sono molto contenti perché loro imparano anche l'italiano, quindi adesso fanno parte di questo progetto e finora sono stati molto contenti. Gli piace il paese, la cultura, insomma un'esperienza molto positiva. Dagli studenti e aretini del liceo Redi, il progetto Desk Café. È un bar dove tutti gli studenti possono andare per conoscere nuove persone e fare dei progetti, delle nuove iniziative. È tutto interamente gestita da studenti e noi pensavamo appunto a un riutilizzo delle nostre risorse, ovvero possiamo fare ripetizioni dopo scuola per bambini per poi finanziare anche delle attività più creative, come abbiamo pensato a una Fashion Week, a un corso di teatro o a tante altre iniziative che poi possono essere anche cambiate grazie alle idee di chi frequenterà questo posto. La nostra idea di base è stata quella del gusto del brutto, ovvero il voler riutilizzare per esempio vecchi vestiti portati dagli studenti, da coloro che partecipano a questo progetto, proprio per ricreare una moda giovanile riutilizzando i vecchi scarti e quello che normalmente invece viene buttato via. Quindi è comunque un modo ecosostenibile di sfruttare ciò che normalmente non utilizziamo.